Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio da Renzano nella domenica dedicata alla festa degli ultimi 50 anni biancorossi. Al Nazario Gambino arriva la capolista argentina, le riprese di Andrea Giannotti, il supporto tecnico di Fabio Minetto. Il fischio dell'arbitro, parte Motta col pallone sotto l'incrocio dei pali, un grandissimo gol. Dopo 6 minuti la prodezza di Motta su punizione, a Renzano 1, Argentina 0. C'è questo traversone sul secondo palo, colpo di testa, sfera che è finita sul fondo. Il pallone verso Calipa che ha un po' di spazio alla tre quarti campo, viene fermato in maniera fallosa. Si è probabilmente fatto male poi nella caduta al braccio. Le telecamere di Andrea Giannotti vanno sullo sfortunato Calipa che viene portato via dalla croce. Dalla bandierina ancora gli ospiti. Altro pallone messo dentro, colpo di testa, poi Rovella, spalle alla porta, Cadenazzi ribattuta, poi conclusione alta di Lamberti. Arriva il duplice fischio, si va negli spogliatoi, a Renzano 1, Argentina 0. Inizia il secondo tempo, altro calcio d'angolo, c'è un colpo di testa e poi Raguseo, e pallone in rete, Rovella da due passi, ha trovato il gol del pareggio. Con raso terra, davvero da distanza ravvicinata. Arenzano 1, Argentina 1. Lamberti carica la conclusione, Lamberti! Andiamo a rivedere nel replay il missile terra-aria di Paolo Lamberti. Per il controcross, eccolo dall'altra parte qua, cerca il numero! Rovella, sarebbe stato il gol della domenica. Siamo vicini alla mezz'ora, ci vuol provare Paolo Lamberti, la palla passa! La parata e poi in due tempi Mancuso. Arriva adesso il triplice fischio, Renzano Argentina finisce 1-1. Parità dunque tra Renzano e Argentina, un punteggio che sta bene a entrambe le squadre, l'Argentina che ormai ha vinto questo campionato e la Renzano che ha passato indenne un ostacolo molto difficile.